Amici, bentornati nella mia discarica. Oggi siamo qui con l'episodio finale del professor Layton al richiamo dello spettro. Vi ho promesso che oggi l'avremmo finito e quindi eccoci qua. Speriamo non duri fino a dopodomani. Allora, vediamo subito dove eravamo rimasti. Abbiamo scoperto un bel po' di cose. Mi ricordo questo. Però nello specifico, Layton esamina l'uscia, la creatura acquatica, e nota sulla sua pelle molte cicatrici dovute alla lotta. Prima che Arianna possa svelare la verità, Jax la cattura insieme all'uscia in un'irruzione a sorpresa. Riusciranno Layton e gli altri a salvare la ragazzina e la sua amica acquatica? Penso di sì. Controlla la trappola. Non è una trappola. Dov'è la trappola? Quale trappola? Ma non mi dà nemmeno i segnalini sulla mappa. Qual è la trappola? Iniziamo bene. Qual è la trappola? È successo? Abbiamo una cosa da parte di Crow. Un enigma. Un bambino è appena uscito di corsa da Villa Bard. Cosa sta succedendo? Ha detto che voleva parlare con Crow, quindi gli ho consigliato di andare al mercato. A proposito di Crow, abbiamo un suo messaggio, vi stavamo aspettando. Ha detto che ha delle informazioni su ciò che gli avevate chiesto. Ho scritto tutto qui. Grazie, ora dovremmo essere in grado di capire da che parte stava andando lo spettro. Signor Layton, mi faccia provare questo enigma, la prego. Ma certo, Luke. Fuga spettrale. Oh, mamma santissima. Questa è la posizione delle trappole in corrispondenza di ogni incrocio della città. Gli incroci dai quali è passato lo spettro sono stati contrassegnati da una X rossa. Sapendo che lo spettro non passa mai due volte nella st stessa intersezione, Luke ha avuto un'illuminazione. Ci sono! Penso di sapere in quale direzione è fuggito lo spettro. A quale direzione da A a H si riferisce Luke? Cerca di entrare più vicino all'ultima trappola fatta scattare dallo spettro. Uffa, questi non li sopporto. Se lui avesse fatto così. No, ne mancano un pochino. No, aspetta. No, ho sbagliato pennarello. L'avesse fatto così lo recuperiamo. Forse sì. Ma qui c'è un'intersezione. Sì. Però da dove è uscito? Non è uscito, è tornato indietro. Porca miseria, scusate, ho dato una botta pazzesca con l'anello. Che palle, non li so fare questi. Potrebbe essere E? È l'unico che mi dà una Proviamo conferma. così. Oh, che bello. Non Ecco pensavo fatto. minimamente di avercela fatta. Cosa c'è da quella parte? Solo la fabbrica abbandonata di Grand Bridge, appena fuori città. Una fabbrica abbandonata? Luke, ci puoi guidare fin là? Ok, Sì, certamente. ora sappiamo dov'è la trappola. Che prima non ho capito minimamente dove era la trappola. Che ne potevo sapere. Io speriamo di aver fatto abbastanza enigmi, perché stavolta con gli enigmi abbiamo un po' peccato. Ci siamo un po' persi di enigmi. Eccoci qua. Questa è la vecchia fabbrica. Tanto tempo fa ci costruivano macchine a vapore. Una fabbrica mi sembra fuori luogo in una città dove l'acqua è limpida e c'è tanto verde. In realtà l'hanno chiusa perché inquinava l'acqua. Ma
Oh. Devo parlare con lui? Chi è? Questo posto mi ha dato il ben servito. Non mi ricordo più quando. Ricordo il passato e non ho futuro. Una volta qui si producevano macchine a vapore, sapete? Ma poi hanno chiuso. Dicevano che inquinava l'acqua. Immagino che sia meglio così. La fabbrica dovrebbe essere vuota adesso, ma io non la bevo. Li sento andare e venire. Adesso passo gran parte del mio tempo qui a ripensare ai vecchi tempi. Chi è che entra e esce dalla fabbrica? Non li ho visti, non proprio. Ma le macchine lì dentro non si accendono da sole. C'è un altro modo per entrare oltre al cancello principale? Sì, l'ingresso sul retro. Lo usavamo sempre quando eravamo in ritardo. Dobbiamo entrare. Ci può dire dove si trova l'ingresso sul retro? Perché mi avete preso? Pensate che aiuterei una manica di pigroni che hanno risolto solo una manciata di enigmi? No. Almeno 80 enigmi! What? 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 Cioè, ce ne mancano 20. Ah, sarà più lunga del previsto. Ok, raga, facciamo una cosa. Per non appesantire troppo la registrazione, dato che il mio PC e OBS esploderebbero, vi faccio gli ultimi enigmi off camera e ci vediamo quando sono ad 80. A dopo. 3 weeks later. Ok, amici, è stato faticoso, ma ce l'abbiamo fatta. Siamo tornati davanti alla fabbrica con 80 enigmi risolti. Ammetto che per alcuni ho usato le soluzioni, però mi potrete perdonare. E andiamo a continuare questo gioco. Bene, è vero che siete arrivati a qua da 80 enigmi. Siete meno pigri di quel che sembra. Grazie. Adesso può dirci come raggiungere l'ingresso sul retro? Certo, un operaio onesto rimantiene sempre le sue promesse. Passate sotto quel ponte, vedete un passaggio costruito di assi di legno che si staccano facilmente. Attraversatelo, costeggiate il bosco che troverete all'esterno del muro di cinta della fabbrica. Per entrare vi servirà una chiave, o ancora la mia, prendetela e acqua in bocca, eh? Va bene. Non male che mi dice il gioco dove andare perché io non ho capito niente. Ah, qua sotto? Eccolo. Allora, meno male che qualcosa ho capito, sennò. Questo deve essere il passaggio che porta alla fabbrica. È piuttosto stretto, speriamo di passarci. Forse dovrebbe togliersi il cappello, signor Layton. Vedremo se sarà necessario, Luke. Andiamo. Cos'è? Un enigma! Questa deve essere la porta segreta di cui ci ha parlato Sebastian. Non è una porta normale, chissà come si apre. Per entrare dovremmo risolvere questo enigma. Lasci fare a me, professore. Lo risolverò in un attimo. Speriamo. Fabbrica dismessa. Questa porta non sembra avere alcuna serratura. È una chiave, però, con una C su un lato solo. La maniglia e i pulsanti sulla sua destra si muovono quando li tocchi e sembrano parte di una combinazione. Allora, a cosa serve la chiave? Ah, mi fa vedere quelli che escono e quelli che no. Per ora C da che parte sta? Allora, se noi sovrapponiamo la C con l'altra C, non ha senso l'ordine dei pulsanti, quindi deduco che vada fatto così. Quindi, questo va abbassato, questi due stanno su, questo va abbassato, questo sta su e questo va abbassato. Vediamo come procedere. No, come no? Al contrario, proviamo al contrario. Ti piace di più al contrario? Penso di avere la soluzione. No, nemmeno. Io Deve cosa dovrei esserci un'altra porta. fare in questo momento? Io sono sicuro che quello siano i tasselli che si alzano e si abbassano. Ma cosa vuole? Ah, pure la maniglia devo toccare. Ah, ma grazie al pero. Ok. Allora, questo va giù. Così è identico alla chiave. Questi due stanno su. Questo. Questo enigma non ha scampo. Ecco, io mica avevo capito dove toccare pure la Questo è un gioco maniglia. da ragazzi. Mannaggia a me, di solito tocco tutto. Non ho toccato la maniglia. Si è aperta. Ottimo lavoro, Emmy. Adesso entriamo. Sì, non perdiamo altro tempo. Direi proprio di no. Chi è? Vieni qui.
Chi è? Per essere abbandonata, questa fabbrica è molto ben protetta, professore. Hai ragione. E guarda qui. Queste macchine sono in disuso da anni. Eppure non c'è traccia di ruggine. Pensate che qualcuno se ne prenda cura in caso la fabbrica dovesse riaprire? O forse è ancora in uso? Già, la cosa è molto sospetta. Piacevolmente sospetta. Oddio, chi è questo? Ah, di nuovo voi! Non so come siete entrati, ma vedete sparire in fretta. Ma chi è questo? Perché di nuovo voi? Quando l'abbiamo visto? Ah, di nuovo tu! Ma quando l'abbiamo visto questo? Scusate. Non voglio fare appunto una cosa, sono la mia strada con un enigma. Va bene. Fai quello che vuoi. Quattro pesi. Uno scaffale contiene 9 pesi della stessa identica forma e grandezza, il cui valore è compreso tra 1 e 9 kg. 4 di questi pesi sono stati rimossi dallo scaffale e disposti in fila. La differenza di valore che intercorre tra 2 di questi pesi adiacenti è di 8 kg, mentre è di 7 quella tra le due combinazioni dei due pesi adiacenti. Quali pesi sono stati rimossi dallo scaffale e in che modo sono stati disposti? Allora, tra 2 di questi pesi ci sono 8 kg di differenza. Mentre tra altri 2 ce ne sono 7. Quindi potrebbe essere tipo 1 e 9 e 9 e 2. Però, come faccio a scoprire l'altro? Di 7 è quella tra le altre due combinazioni. Ah no, tra le altre 2, ok. Quindi, cacchio, a meno che non è disposto... Ah, aspetta, aspetta, se la dispongo così, qua viene 8, così c'è. Allora, tra 2 pesi deve essere 8, e tra 1 e 9 ce ne sono 8. Poi altre due combinazioni sono 7, quindi tra 8 e 1 è 7, tra 9 e 2 è 7, dovrebbe essere ok. Penso di avere la soluzione. Oh... E vai. Ah, come hai fatto? Intelligente ed esperta di arti marziali. Non è giusto. Sorvoliamo. Ah, tutto fumo e niente arrosto. Sai, un pollo. Oh, l'ha chiuso, gli ha detto pollo. Dovevo andare qui? Ah, c'è un pulsante qui. Ah, è buio pesto. Come facciamo a proseguire? Dovremmo farci strada usando i muri come guida. Fate attenzione a dove mettete i piedi, però. Labirinto cieco. Oh, mamma santa. I due guidi sono intricati come quelli di un labirinto. Per di più, è così buio che Leto riesce a vedere solo ciò che si trova direttamente davanti a lui. Riesce a guidare il professore attraverso il labirinto e condurlo all'uscita? Ma ci proviamo. No? Qui cosa c'è? Oh, quindi qua vado di qua. No, di qua. Ho trovato la stella di Rosetta per qualche motivo. Qui. È l'uscita questa, no? Eccola. È ora di affidarsi alla creatività. Yes, yes, yes. Ogni enigma ha una soluzione. Beh, per fortuna ce l'abbiamo fatta senza incidenti. Forza, andiamo. Cos'è? Chi è? No, è Goof. Come si chiama? Gus. Come... No, come si chiama? Goofy, come... Ah, Goosey. Ehi, non siete di nuovo voi. Goosey, le mie scuse. Cosa ci fai qui? Beh, questa fabbrica si distingue dal resto della città, non è vero? Ma sì, pensavo sarebbe stato il luogo ideale per me, ma si direbbe che io salti nuovo all'occhio. Beh, sei saltato fuori per salutarci. È più forte di me, vi mostrerò il mio migliore enigma, quindi fate finta di non avermi visto. Ciao, sono così. Mi fa scazzare, ok. Arnese da pittura. Generico. Osserva bene questo elaborato strumento per dipingere. Come vedi dalla figura 1, esso consiste di 5 pennelli montati su un telaio. Ruotando il manico sul retro del congegno, puoi dipingere un particolare motivo. La figura 2, che rappresenta lo strumento visto dal basso, indica dove sono installati i pennelli. Se ruoti il manico di 90 gradi, quali di questi motivi otterrai?
Tutti sono 5 tratti, quindi non possiamo escludere niente. Allora, uno è largo largo. Poi è come se ci fosse un pezzo vuoto. Potrebbe essere C in questo caso. No, però dovrebbe essere coperto anche il centro. Io penso sia... D. Un enigma complesso, senza dubbio. No. Che cosa avrò sbagliato? Ho preso in considerazione una cosa e ne ho lasciata perdere un'altra, come mio solito. Bravissimo. Bravo. Vai così. C. B lo vorrei escludere. Ok. Era C. Ho fatto due ragionamenti opposti e non si sono incontrati. Avete risolto il mio enigma? Infine che non direte a nessuno dove mi nascondo? È la nostra parola che non faremo menzione a nessuno. Anche perché sti cavoli. Meno male. Allora vi dirò una cosa utile. Sentite un po'. Le persone che vanno e vengono da questa fabbrica sono losche. Molto losche. Persino più losche di me. Non esagerare, Gusy. Non sei così losco. Ho sentito parlare di dove si verificherà il prossimo attacco. Dello spettro e di cose del genere. Per fortuna mi hanno nascosto. Chissà cosa avrebbero fatto se mi avessero scoperto. Quindi sei riuscita a non farti scoprire? Ehi, persino io riesco a non farmi scoprire in caso di emergenza. Va bene, Gusy, quello che vuoi. E si è acceso? Non ho capito. Ah. Signor Layton, cosa facciamo? Gli scatoloni bloccano la strada. È un bel problema. Non possiamo proseguire senza prima aver rimosso gli ostacoli. Ma sembrano così pesanti, non vedo come... Professore, possiamo usare quella gru per spostarli. Penso che tu abbia ragione, Emmy. Facciamo un tentativo. Casse gru. Casso e samba. Questa gru può sollevare una o due casse contemporaneamente. Riesci usando la gru solo 4 volte a posizionare ogni cassa nella colonna con il simbolo corrispondente. Solo 4 volte. Aspetta, ma io ne posso prendere due insieme? Mi stai dicendo questo? Perché fa gli scatti? Eh sì che ne posso mettere due insieme, cacchio. Aspetta, aspetta. Aspetta, no, ok. 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 Non avevo realizzato che uno spazio vuoto era quello del rosso. Ok. Ogni enigma ha una soluzione. Bene, adesso possiamo proseguire. Ah sì? Chi sei tu? E voi chi siete? Come siete entrati? Ah, ma cosa me ne importa? Sono solo un povero vecchio costretto da alcuni banditi ad assemblare un mucchio di strani arnesi. Che tipo di strani arnesi? Non si preoccupa dei banditi. Macchine che sputano colonne di vapore, macchine che camminano su molte gambe. Voi non avete sentito niente, ok? Ho già da tenere la bocca chiusa, non dire a nessuno di queste macchine, d'accordo? Almeno hanno rivelato che questi teppisti stanno devastando la città con il loro piano segreto. Ma non l'ha appena fatto? Ah, ci sono cascate di nuovo per tutte le leve. Mi state mettendo nei guai, noi. Perché provate a risolvere questo enigma? Non dirò un'altra parola finché non ci riuscirete. Vai. Motore a pezzi, poverino. Bello, tipo la macchina fotografica. Ma metti insieme i pezzi, sai, tutti i pezzi. Non ragionare in modo troppo lineare. K. Ah, aspetta, guarda. Forse ho capito. E questo va qui. No. Ah sì, questo qui. Avanza.
Così? No. Ho capito. Dove va questo? Ah. No. E quello così è perfetto. E questo? Ah, ma guarda che questi si spostava anche quello. Chi l'aveva visto? Quindi così? Yes. Certi enigmi richiedono coraggio. Ok, ok. Adoro. Yes, tutto a posto, grazie. Beh, si sono andato a riparare la mia preziosa macchina a vapore, forse siete poi così sciocchi, non mi ricordo più la sua voce. Una volta ero il capo, bla bla bla. Mi stavo definito, la fabbrica è chiusa e non è più in attività. Lei cosa ci fa ancora qui? Non posso dirglielo, amico, mi hanno minacciato dicendomi di tenere la bocca chiusa. In nessun caso devo rivelare che qui si costruiscono macchine a vapore. Sono in grado di farlo, qui. Oh no, di nuovo. Non riesco proprio a stare zitto, Meno male che non vi ho detto che stanno costruendo anche un sacco di altri dispositivi. Vabbè, è deficiente questo, ok. Ehi, ma sta cercando di confessare tutto? Ho fatto un po' milanese, Luke. No, no, per niente, non ho poi nessun'altra parola. Adesso andate via, ciao. Ok, scopriamo tutto da soli, sì. Riassumiamo, perché so qua non usciamo. Numero 4. Ma io mica ho capito ancora. Dove esco io? Il nostro trasportatore si è fermato. Adesso possiamo entrare. Ok. Ok. Oh, professore, c'è una voragine enorme in questo punto del pavimento. Non credo sia possibile saltarla. C'è un modo per far cadere la piattaforma di ferro sospesa lassù? Sembra servita da 4 pilastri. Se li distruggessimo, la piattaforma cadrebbe. Sembrano molto robusti. Nemmeno un calcio volante li abbatterebbe. Emmy, perché non provi a usare questi? La piattaforma. Gli esplosivi, ma siamo pazzi. La strada interrotta impedisce al gruppo di proseguire. Fai calare la piattaforma di ferro sospesa al di sopra della voragine per creare un ponte. Distruggi i 4 pilastri che sostengono la piattaforma usando 4 candelotti di dinamite di potenza diversa. Devi scoprire quale candelotto è necessario utilizzare per ciascuno dei pilastri in questione. Vabbè, proviamo così, poi vediamo che succede. Niente. Perfetto. Ora facciamo la prima inversione. Niente. Facciamo un'altra inversione. Niente. E che altro? Che altro? Ah, ma sono tornato al punto di partenza facendo questa cosa. Pazzesco. Ah, ma non è che uno ce ne vogliono due, no. Vabbè, ormai abbiamo mischiati, mischiamoli. No, cacchio. Com'era? A, B, C, D. No, perché è come l'avevo fatto già? No. No, non ho capito che vuole. Perché mi metti i colori sulle lettere, ma... corrispondono a quello che faccio? Aspetta. Oddio, non ci sto a capire niente. Ah, perché me li metti in ordine di come li ho usati. Ok, 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 chiaro. Ora è chiaro. Guarda un aiutino. Qui c'è stato negativo in quest'ordine. Verde, rosso, giallo e blu. Ora prova rosso, verde, giallo e blu. Il candelotto rosso o quello verde saranno nella posizione corretta. Nel secondo caso, procedere così per l'esclusione. Il candelotto rosso o quello verde sono nella posizione corretta. Ok. Io se poi li rimetto come stavano all'inizio non mi fa niente. No, infatti. Se io provassi a invertire rosso e verde, 2 danni. Se il rosso rimane in A, è buono.
Se il rosso... No, se il verde rimane in D... Un danno. Ah, lui dice rosso-verde, però. Rosso... Verde, giallo e blu, mi dice. Giallo e blu. Un danno. Avvertisti questi. Niente. Il rosso lo lascio in A. Due danni. Quindi il rosso dovrebbe andare in A. Non capisco la logica, però perdonatemi. Secondo me il rosso deve rimanere in A. Yes, yes, yes. Ce l'ho fatta. Yes. Ora possiamo proseguire. Eccellente, mi andiamo. Babini. Questa porta non si apre. Signor Layton, c'è scritto qualcosa lassù. Dice 1x3x5. Potrebbe essere un indizio per aprire la porta. Perlustriamo di nuovo la fabbrica e vediamo se troviamo qualcosa di sospetto. Perché prima si era accesa... Ho acceso un po' dei numeri. Ah, ok, aspetta. Sono 5 luci. Questa cos'è? Ok, la luce 4 la devo spegnere. La 3 era accesa, mi pare. E la lascio accesa. Devo accendere la 1. La 2 la lasciamo spenta. Ok. Giusto, credo. Vediamo che ci dice. Allora quello era il trucco. Le leve in giro per la fabbrica hanno aperto la porta. Adesso si aprirà di certo. Finalmente, ora possiamo... Cosa c'è, Luke? Hai paura? No, voglio dire no, certo che no. Lo trovo così eccitante, la nostra indagine si avvicina al culmine. Non perdete la calma, voi due. Andiamo. Andiamo. Cutscene. E quello che cos'è? Amici miei, vi presento lo spettro. Però lo spettro. È tutto pronto. Sicuro di voler venire? Assolutamente. Non mi perderei lo spettacolo per niente al mondo. Ho atteso con impazienza il momento perfetto per fare il mio grandioso ingresso in scena. Questo è l'atto finale e io ne sono il protagonista. Herschel Layton. Spero che tu sia pronto a recitare la tua parte. Dio un po', va. Yes! Però che mi dice che da adesso non posso più salvare. Non credo. Però capitolo 10, la leggenda svelata. Penso sia l'ultimo, porca miseria. È anche ora di andarsene. A dormire. Sono passate 2 ore. La nostra priorità è salvare Arianna e Lucia. Da dove cominciamo, professore? Jax e i tuoi tirapiedi stanno probabilmente tornando alla stazione di polizia. Aiuta Arianna, andiamo. Eccomi qui. Ciao. Hanno portato Arianna in piazza. Non so cosa vogliono fare, ma non è niente di buono. Sbrighiamoci, signor Layton. Forza. Ci occuperemo noi del biglietto di Tony. Voi raggiungerete la piazza. Un bug, scusa. Emmy, Luke, ho un'idea. Fate esattamente come vi dico. D'accordo. Certo, professore. Prima di tutto, devo raggiungere la Grand Plaza. Che succede?
Lasciatelo andare, Lucia non ha fatto niente. Ah, se avessi un pane per ogni volta ho sentito questa scusa, ora sarei miliardario. Voi criminali siete tutti uguali. Non sono stato io, non è colpa mia. Guardati intorno, io non vedo nessun'altra bestia qui in grado di abbattere gli edifici. Tu sì? Ma... E tu non hai fatto che spronarla suonando quel tuo maledetto flauto. No, non è vero. Non avrei mai detto che questa foglia sarebbe riuscita a mettere a ferro e fuoco una città. È proprio vero che non bisogna giudicare un libro dalla copertina o un uomo dai suoi pettorali. Che succede, ragazzi? La strega che vi dà il filo da torcere, non fatela scappare. Basta, cosa state facendo? Fermo là, Jax. Oh, ecco che arriva Layton. Layton, la sbatteremo di nuovo in cella e butterò la chiave, non si impicci. Lucia non è lo spettro. Questa enorme palla azzurra è lo spettro, caso chiuso. Il suo intuito lo tradisce, Jax. Lucia è solo parte di ciò che percepisce come lo spettro. Vuole davvero che questo diventi il suo unico caso irrisolto? Io risolvo tutti i casi. Cosa vorrebbe insinuare, Layton? Sputi il rospo. Credo sia giunto il momento di rivelare la reale identità dello spettro. Era ora. Era ora. Signori, ecco a voi lo spettro. Ah, è vero, il marchingegno. Questa è un'escavatrice. Viene usata per estrarre artefatti. Impressionante. È uscito lui. Una ruspa, eh? Scommetto che non avrei problemi a metterla fuori uso. Luke, hai fatto un buon lavoro. Grazie, signor Layton. Qualcuno ha costruito questa macchina per cercare il giardino dorato. Le voci sulla sua esistenza qui a Mistalleri rappresentavano una tentazione troppo forte. Sono stati eseguiti scavi in varie zone della città nel tentativo di trovare l'ingresso del giardino. I continui interventi hanno lentamente indebolito il terreno, dando origine a numerosi cedimenti. Ok. Lucia non aveva intenzione di distruggere la città. Al contrario, cercava di fermare l'escavatrice. Lo spettro che tutti hanno visto, in realtà, era Lucia che lottava con la macchina. Nella coltre di nebbia, le due apparivano come un'unica entità che sfogava la sua sete di distruzione. Ok. La nebbia è stata creata artificialmente, una scoperta chiave per avvicinarmi alla verità. Essa celava le tracce del responsabile, che poteva effettuare gli scavi in città indisturbato. Nebbia artificiale? Che storia è mai questa? Per creare della nebbia è necessaria una gran quantità d'acqua. Il nostro sospetto ha usato l'acqua dei canali a questo scopo. Ok. Intuendo il pericolo, Lucia ha attaccato la macchina. La nebbia oscurava del tutto la loro lotta. Sta scherzando? Un gentiluomo si affida raramente alle frasi ad effetto. Luke ha notato che il livello dell'acqua nei canali diminuiva quando lo spettro appariva. Ed è stato allora che ho capito che questo spettro non poteva essere quello citato nella leggenda. Qualcuno l'ha sfruttata a proprio vantaggio. Hai capito. Una rivelazione davvero interessante. Tuttavia, rimane una domanda. Chi è il genio del male responsabile di tutto questo? La domanda più importante. È stato qualcuno attratto dal richiamo del giardino dorato. Qualcuno capace di distruggere un'intera città per soddisfare la propria brama di gloria personale. Qualcuno che si trova qui tra noi adesso. Chissà chi è. È la stessa persona che ha diffuso menzogne sullo spettro tra gli abitanti. Ah, Clark? E quella persona è lei. Ah, chi è questo? Cosa? Ci deve essere un errore, signor Layton. Sono solo un maggiordomo. Ah, ok. Non avrei mai potuto fare una cosa simile. Maggiordomo, è sempre maggiordomo. La signora Triton e ha minacciato di farle del male se Clark non avesse collaborato. Hai capito. Era libero di fare ciò che voleva in città. E lei, commissario Jax, lei è stato complice di Roland sin dall'inizio. Voi due avete ideato questo piano nella speranza di riportare alla luce il giardino dorato.
Layton! Molto divertente, signor Layton. Tuttavia mi spiace doverle dire che non so di cosa stia parlando. Sono felice che lo trovi un motivo di ilarità. Per me non è così, tuttavia. Lasci che le spieghi. Assolutamente! L'acqua bassa dei canali di cui parlavo prima ha attirato l'attenzione di Luke. Perciò ha annotato tutti questi dati nel suo taccuino. Tuttavia, alcuni dei suoi appunti si sono rivelati sbagliati. Sono errori commessi dalla sua fonte, che chiameremo informatore. Informatore. Ciò nonostante, anche se le previsioni di Luke erano sbagliate, gli abitanti venivano evacuati dai quartieri in cui si sarebbe verificato l'attacco. È strano, considerando che Luke le aveva dato le informazioni errate. Non crede anche lei? Hai capito. Lo prenderò come un sì. Vede, Roland, anche senza l'aiuto di Luke, lei sapeva dove e quando lo spettro avrebbe colpito. E certo, ce la colpì lui. Ha avvisato gli abitanti non per proteggerli, ma per impedire loro di smascherare lo spettro. È per questo che ha comunque sempre comunicato gli avvertimenti di Luke. Layton, non mi delude mai. Congratulazioni, una deduzione degna del suo nome. Professore, è andata proprio come aveva previsto. Li ho trovati nella cantina dei Triton. Il vero Roland e la signora Triton venivano tenuti prigionieri laggiù. No, e quindi chi è? Don Antonio, come si chiama? Don Pablo. Li ho liberati e portati in salvo. Ora mi è chiaro che lei non è Roland Noble, il fedele maggiordomo della famiglia Triton. Quindi ci dica chi è veramente. Don Pablo, secondo me. Hai fatto centro, Layton. E ora riporre fine a questa farsa. Ah, no, è lui, ok. Non so se posso dire il suo nome, perché non è stato ancora svelato. Le cose si mettono male, molto male. Aveva detto che non ci avrebbero scoperti. Che uomo meschino e inutile sei. È stato lei a uccidere il signor Bard. Non è vero, Jakes? Papà. No, io ho solo modificato il testamento. La morte di Bard è stata un incidente. Ho fatto solo in modo che Clark ereditasse tutto. Ho falsificato il testamento, lo ammetto, ma solo perché me l'ha detto lui. Lui? Oh, davvero? Ma a quanto pare ho stretto un patto con uno zoticone. Che zoticone? Considerata. Come mi ha chiamato? Zoticone. Uno zoticone. Ecco. Ascolta, un buon a nulla. Uno zoticone. Layton, il tuo intelletto è formidabile. Mi sono divertito. Meno male. Qualcosa ancora non ci è chiaro in realtà. Ha ragione. Mi chiamo The Skull. Amo definirmi uno scienziato creativo dalle grandi ambizioni. The Skull. È davvero un peccato. Speravo vivamente che il giardino dorato si trovasse qui. Ma è stata solo una perdita di tempo. E questa città insignificante me la spazza. No, 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 ma come? No, ma un pazzo, fermatelo. Ma un pazzo. Arianna, non ti muovere! Luke, aspetta! Oddio, è il casino! Suca. Bene. E che ci siamo.
Vai, Lucia, battilo, battilo. Magnifico. Ho una bella sorpresa in serbo per gli abitanti. Pure. Lo spettro non era che il prologo. Ora il gran finale ha inizio. Ma poverina. Aiuto, che successo la mia voce? Professore, dobbiamo fermarlo. Cosa facciamo, signor Layton? Devo fermare quella macchina. Voi portate in salvo gli altri. Assolutamente no. Sono la sua assistente. Non la lascerò da sola in questo pasticcio. Lo stesso vale per me. Io non me ne vado. Inoltre, so come aiutarlo a fermare quell'aggeggio. Non c'è tempo di discutere. Se riesco a mettere fuori uso le gambe, non potrà più muoversi. Sono brava con le macchine. Lasci fare a me. Emmy. Fare in modo che Lucia lo distragga mentre Emmy si occupa delle gambe. Luke, no. Non posso permettere che alla mia città accada una cosa del genere, signor Layton. E Lucia la pensa come me. Vabbè. Va bene, sprovvedetemi. Crow, avremo bisogno del tuo aiuto. Abbiamo ricevuto il biglietto da Tony. Devo dire che questo suo piano è stata una pensata geniale. Mi ringrazierai più tardi. Ora ho bisogno che mi aiuti. Che devo fare? Sconfiggere Skull. Devo solo mettere fuori uso le gambe, così dovrei riuscire a fermarlo. Beh, con quelle gambe sottili sembra quasi un ragno, io odio i ragni. Trancia il cavo. Okay. I cavi in questo vano sono protetti da un vetro rinforzato. L'unico accesso è costituito da una piccola finestra di manutenzione attraverso la quale puoi recidere tre cavi. Se riesci a tagliare il cavo che collega A a F, una delle gambe del congegno verrà disabilitata. Tuttavia, se tagli il cavo sbagliato, la macchina potrebbe diventare incontrollabile. Devo effettuare il fresco. Allora, da A a F. Ok, qui. Vediamo come procedere. No, come no? Porca miseria, ho distrutto la macchina. Sarò mai una buona assistente. Porca miseria, ho fatto un macello. Allora, ma mi sono perso. Aspettate, mi sono perso. Quanto mi carica però questa musica? Forse è quello il problema. Questo. Sì. Penso di avere la soluzione. Ma come? Ma come? Ma allora? Ma va, suca. Ma noi devo fare più tagli, no? Vediamo come procedere. Devo fare più tagli allora. Devo rifletterci un altro po'. Ma non me l'aveva specificato. Questo enigma non ha scampo. Ma non mi aveva specificato che erano due tagli. Maledetto. Ma vasuca. Yuhu, fuori una, ne mancano tre. Sotto con la prossima. Lo spettro si muove più lentamente. Adesso tocca la prossima gamba. Oh no, ci sono così tanti pulsanti. Il salvavita. Per mettere fuori uso un'altra gamba devi staccare la corrente premendo questi pulsanti. Le lampadine in alto mostrano quali circuiti sono attivi. Quando premi un pulsante, la lampadina alla quale è collegato, così come quelle esse adiacenti, si accenderanno se saranno spente e si spegneranno se saranno accese. Ok, devo spegnerle tutte. Fatto. Procedere. Ok. Sarò semplice anche se non avevo capito niente. Bello, mi piace. È finita? No, non c'è tempo per rilassarsi. Tocca la prossima gamba. Spero che Luke se la stia cavando. Quit! Lucia, stai bene? Iu! Sta per attaccare. Schiva i colpi nella direzione che ti indicherò. Wow! Il prossimo attacco. Oddio, due pop insieme. Bellissimo. Gli ultimi 15 attacchi dell'escavatrice sono stati analizzati. L'immagine qui sotto mostra i punti in cui essi sono verificati, ciascuno con il proprio numero. Sembra che gli attacchi avvengano secondo un criterio preciso. In quale punto verrà sferrato il prossimo attacco? Tocca alla casella corrispondente. Che vuol dire? Non ho capito. È questo. Io provo veramente quello, non ho idea. Me lo sento. No. No, non ho capito niente. Non ho capito niente. No, io non ho capito c'è la soluzione, scusa. Non sto capendo niente. Ah. Mi dice questo.
dopo. Lo spiegherò. Vediamo se ha ragione. Ok. Sapevo di potercela fare. Ah, ok. Era l'ultimo attacco? Iu. Spero che mi stia bene. Torniamo da Amy. Vediamo che sta succedendo. Altra gamba. I movimenti dello spettro stanno diventando impacciati. Ci siamo quasi. Devo riuscire a fermare lo spettro mentre Luke e Lucia lo distraggono. Filo conduttore. Le avvertenze riportate su questo congegno dicono che per arrestare il meccanismo bisogna collegare i due terminali rossi nel pannello superiore. L'arresto d'emergenza però non entrerà in funzione finché tutti e quattro i connettori di ogni blocco non saranno collegati a un connettore o terminale dello stesso colore. Presto, devi risolvere l'enigma. Ok, così sono connessi, però... Non però... Ah, questo può andare qui. Ok... Questi due sono a posto, io sono a posto, questo sono a posto. E mi sa che l'ho fatto, sì. Questo enigma non ha scampo. Madonna, che pazienza su questo. Ce l'ho fatta. Vai con l'ultima. Se riesco a mettere fuori uso l'ultima gamma non potrà più muoversi, forza. Codice d'arresto. Mamma santa. Questa pulsantiera è dotata di un sistema di arresto d'emergenza. Pare che per farlo entrare in funzione basti premere il pulsante con il simbolo che dovrebbe apparire al posto del punto interrogativo. I simboli sono ordinati in base a un criterio specifico. Ok. Sono sommati in qualche modo? Tipo questo. Questa è la sua base. Si aggiunge la M. Sono praticamente la somma di due figure. Aspetta. Tipo questo più questo diventa questo. Questo. Oh mamma. E vabbè, ciao. Dicevamo così. Questo più questo. Cioè, questi due formano questo. No, ho sbagliato. Scusate, eh. Questi due. Cioè, questi tre. Questi tre. E questi tre. Quindi... Provo questo. Procedere. No way! Forse l'ho capito. Forse. C'era in qualche modo. Ok, sì. Più o meno c'ero. Poi non sono riuscito ad andare avanti. Ok, bambizzare lo spettro. Vai, prof. Vada. Crow, hai riunito i tuoi compagni? La banda del corvo torvo al rapporto. I suoi ordini? Devo costruire un marchingegno in fretta. Potete aiutarmi? E ce lo chiede? Questa è la nostra città. Tutti noi lotteremo per proteggerla. Eccellente. Ecco, ho fatto uno schizzo veloce, quindi non è molto chiaro. Risolvi l'enigma. È una catapulta. Capisco, interessante. Ho bisogno che raccogliate le parti necessarie, d'accordo? La prima cosa che ci serve è questa. Cosa pensi che si possa utilizzare? Una barca. O le reti da pesca. Volete dire la pesca? No. Allora, barca. Usassimo una barca? Grande, ottima idea. Ok, vai, andiamo avanti. Quella parte. Una scala. Ok. No, c'è Gus! Che fastidio! Le travi di una casa. Gus stesso! Mattoni, no. Le travi di una casa, tutto smantellato. Ok. Va bene.
Ma lei conosco come una penna l'insegna di un negozio. Ok, perfetto. Enigma risolto! Fammi il culo. L'abbiamo trovata, signore. Penso che adesso ci sia tutto. Beh, l'ultima volta che faccio una cosa del genere, non ho neanche avuto il tempo di lamentarmi. Vedo che avete portato tutto ciò che vi avevo chiesto. Sono molto grato a tutta la banda, Crow. Siamo noi che dovremmo ringraziare la professore. Finalmente fermeremo lo spettro. Sì, lo sconfiggeremo una volta per tutte. Mentre Emmy e Luke cercano di ostacolarne i movimenti, possiamo preparare il nostro attacco. Catapulta Layton! Cioè, lui lo devo buttare. Vorresti assemblare una catapulta con i pezzi a disposizione, ma non sai bene come incastrarli. Il pezzo A va messo esattamente come vedi qui sotto, senza essere ruotato. In che modo hanno posizionato gli altri pezzi? Tieni presente che ognuno di essi può essere ruotato. Traccia una linea per collegare ciascuna delle icone accanto a B, a B, C e D ad una delle X corrispondenti. Allora, D va sicuramente qui. C sotto. Io penso che A e B si incastrino, quindi potrebbe andare B qua e C qua. Un enigma complesso, senza dubbio. Ok. Ci sei, Luke? Vai, Luke. Ma come fai a sembrare una cosa sola? È minuscola lui. D'accordo. Suca, The Skull, suca. Ma come ne dubito? Ne dubito molto. No, ma che se ricompo... Ma porca miseria. Non si finisce più qua. Professore, ha qualche altra idea? Pure, seppure armato. Vai, Lucia, pensaci tu. Sta andando. No, Lucia, non mollare. Cos'è, una diga? Ragazzi, dobbiamo aiutarla. Cosa facciamo? Abbattiamo la diga. Ah, ok, ok. Ma perché? Per proteggere la città. Fidatevi di me. Va bene, Crow. Farete che... prende Luke sotto l'ascella di un barboncino. Sentite anche voi questo rumore? Cos'è? Si direbbe acqua. C'è la musica, quindi è quasi finito. Presto, scappiamo! Sì. Brava Lucia, amore. Ce l'hai fatta. Hai salvato la città. Bravissima Lucia. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. La sorte oggi vi ha arriso. Goditi questa vittoria, Layton.
Ora in poi il tuo futuro sarà segnato solo da sconfitte. Assistere alla tua rovina sarà impagabile. Voglio fare il cosplay di Skull. Stai scherzando? Il professore non perderà. Da quando avevo 7 anni. Ma quale temperamento? Beh, scusa. Layton, scoprirai di non potermi sconfiggere. Questa però è un'altra storia. Ma sai, puoi andare come i cattivi così col mantello. Sembra di averlo già incontrato. Ah sì? Da qualche parte. Ma non riesco a ricordare dove. Desco. Cos'è, non me la ricordo sta cosa? Ah, ancora uno ce ne manca, cos'è? Ah, il giardino dorato, che palle. No, nel senso, che bello. Epilogo, il dono più grande. Finalmente siamo all'epilogo. Manca poco. Resistete, resistiamo. Ok, un po' di enigmi mandati. È finita. È stata una vera battaglia, professore. Sì, vai, continua. Mi piace questo pezzo quando mi dice non puoi più salvare, è finito. Sì, io, un attimo, Lucia, qualcosa che non va. Funziona. Smettila subito. Lucia, se batti la diga, tutta la città sarà allagata. Per favore, Lucia, fermati, ti prego. Non voglio più essere tua amica. Mi hai sentito? Perché non ci ascolti? Cosa vuoi? Cosa stai cercando di fare? Cosa? Ha detto che non c'è tempo. Non c'è tempo. Cosa significa? Via, presto! La diga sta per cedere! Mettiamoci subito al riparo! Non è che arriva. Giardino dorato. Povera Lucia, vuole dare una mano. Proviamo. L'enigma del lago. Allora, l'unico indizio per risolvere l'enigma nascosto nel basso rilievo è questa poesia di accompagnamento. O viaggiatore in marcia verso il paradiso, destra gli uccelli coi quattro frutti e falli danzare. E tu, uccello dell'illusione, ergi il tuo becco a baciare il sole per aprire al viaggiatore le porte del paradiso con una nuova luce. Allora, destra gli uccelli. Di destra. Non ho capito. Quei quattro frutti.
Ah, non sono tutti uguali, aspetta. No? Ok. E falli danzare. Forse devo creare un'intersezione. Ah, forse devo unire le luci? No. No, non ce la faccio a unire le luci. Uccello dell'illusione. Ergi il tuo becco a baciare il sole. C'è uno che può sembrare il sole? Sta qua sotto? Ah, aspetta. Ho la forma. Ecco. È ora di affidarsi alla più bello rimane quello dello schino di Pandora, comunque, scusate. Adoro trovare la risposta giusta. Fatemi sapere la vostra, ma per me è così. Affascinante. Cosa ci fa qui? Non è la domanda giusta. La domanda che dobbiamo porci è: dove conduce? The Golden Garden. Il giardino dorato. The Golden Garden. Wow, che posto è questo? La luce filtra attraverso dei fori del soffitto e viene riflessa da questi cristalli. Il sole ha nutrito la vegetazione che c'è qui, trasformandola in un paradiso color smeraldo. Ma quindi, questo è il giardino dorato? È un mondo completamente incontaminato. Un tale paradiso vale molto più di qualunque quantità d'oro, soprattutto per Arianna. Cosa intende? L'aria è pura, come ha detto Emmy, è incontaminata. Le sue proprietà potrebbero curare la tua malattia. Davvero, signor Layton? Penso che Lucia lo sapesse. Ha condotto qui Arianna per curarla. Ma se De Scola avesse trovato questo posto prima di noi, sarebbe stato impossibile. Perciò Lucia lo ha ostacolato in ogni modo, cercando di impedirgli di scoprire questo paradiso. E tutto per aiutare Arianna a guarire dalla sua malattia. Amore, Lucia. Oh, ultimo enigma, ultimo mistero è andato. Oh, wow! No, Lucia, mi sa che me lo ricordavo, grazie. Questo regalo, questo magnifico regalo. Mi dispiace. Ti prego, torniamo a giocare come in passato. No, Lucia. Non morire, Lucia. Coraggio, ti devi alzare. Lucia, alzati, così potrò di nuovo salire sulla tua schiena. Che tristezza. Dov'è? Oh.
Sì, una pissa. La mia voce se ne sta andando. Lucia ha usato le sue ultime energie per portarti in questo luogo meraviglioso. Ha sacrificato la sua vita per assicurarsi di salvare la tua. Hai sentito cosa ha detto? Cosa? Io l'ho capito. Lui ci ha detto grazie a tutte e due. Bibola. Il tempo si è fermato in questo antico paradiso. Probabilmente Lucia è nata qui. Immagino abbia perso i genitori da piccola. Deve essersi sentita sola, essendo l'ultima della sua specie. Ciò l'ha spinta ad avventurarsi nei tunnel fino a giungere al lago, dove ha incontrato Arianna e Tony. Aveva bisogno di amici dopo la morte dei genitori. Proprio come noi. Bibi. È vero. Lucia veniva a trovarci spesso. Anche noi ci sentivamo soli. Non avevamo nessuno. Nostro padre aveva costruito una fortuna sulle spalle dei cittadini. Dopo la sua morte, nessuno voleva avere niente a che fare con noi. Eravamo soli. Completamente soli. Ma non è vero, Arianna. Eravamo tutti preoccupati per voi. Dacci una possibilità. Luke, se tu la darai a me, io farò lo stesso con te. Ma sì, bellini. Ho usato la mia malattia come scusa per isolarmi dal resto del mondo. Adesso l'ho capito. Non è stata la gente a respingermi. È solo mia la colpa. Quando sarai meglio potrai nuovamente aprirti agli altri. Tutta la città ti accoglierà a braccia aperte. Penso che Lucia lo sapesse in qualche modo. Lucia voleva... voleva solo che tu tornassi a essere felice. Sapeva che Lucia abbia bisogno di amici a questo mondo. Lei era l'ultima della sua specie. Conosceva bene la solitudine. Ma quando era con te non si sentiva sola. E per questo ti ha ringraziata. Ora tocca a me. Huh? Grazie, Lucia. Mentre Arianna suonava l'ocarina, sentì una calda brezza accarezzarmi il viso. Persino gli alberi sembravano percepire la solennità del momento. E noi rimanemmo a bocca aperta davanti alla bellezza che ci circondava. Non ci saremmo mai dimenticati di quel momento. Arianna visse un'esperienza che le consentì di maturare e riuscì nuovamente ad aprire il proprio cuore a coloro che le volevano bene. Ne fummo tutti felici. Sembra che sia tutto finito, professore. Allora, che vediamo prima? Cioè, abbiamo scoperto il giardino abbandonato. No, Emmy. Dobbiamo mantenere il segreto. Sono d'accordo. Però quando Arianna non sarà guarita del tutto. Beh, è un peccato. In fondo, con una scoperta del genere, la sua carriera potrebbe decollare. Finirebbe di certo su tutti i giornali. Non sarebbe fantastico, professore? Immagino di sì. Ma Bazooka, Emmy. Dubito che sarà l'ultimo mistero che risolveremo. Ce ne sono molti altri che ci attendono là fuori. Ho intenzione di risolverne il più possibile. E un giorno mi dedicherò a quell'enigma riservato solo a me. Quale? Professore. La prego, signore. Mi faccia venire con lei. Voglio imparare. Amore. Voglio diventare l'apprendista del professor Layton. Ridisi. Se non avessero già fatto 58 giochi prima. E niente, raga. L'abbiamo finito.
L'abbiamo fatta. Io faccio un bel save state mentre vanno i titoli di coda. Per carità di Dio. Allora, datemi un attimo che passiamo alla chiusura. Allora amici, siamo giunti alla fine di questo lunghissimo viaggio, sia per quanto riguarda questo video, perché per me sono passate 3 ore, per voi spero un po' meno tempo, ma anche in generale per il gioco e per tutti i Layton, dato che, ahimè, non credo continuerò con gli altri giochi. Comunque ci rigiocherò, potremo parlarne quando volete, se volete parlare di Layton, casa mia è sempre aperta, quindi fatevi avanti tranquillamente. Però direi che questo è l'ultimo Layton che portiamo sul canale, almeno per il momento, poi chi lo sa. Detto ciò, io vi ringrazio di aver visto non solo questo video, ma tutta la serie di Layton, per cui mi avete dato sempre tanto amore, vi ringrazio. Mi scende una lacrimuccia perché è un po' come quando ho finito Saturnay, anche se questi l'avevo già giocati e Saturnay ancora c'è no da giocare. Però è sempre una porticina che si chiude, quindi... lacrimuccia. Detto ciò, non credo che per il momento ci saranno altre serie il venerdì, come è stato per Layton, però se avete suggerimenti o se poi ci viene in mente qualcosa, perché no? Quindi, grazie ancora per aver visto, vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, commentate, lasciate, fate quelle paperelle che è casa vostra, non so più parlare, ho perso la voce e niente! Ci vediamo nel prossimo video e nella prossima avventura. Ciao!